tutto a Pescara, bruttissimo Alessandro, senza girarci intorno. Sì, no, hai detto benissimo, non c'è niente da dire, oggi abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo sbagliato quasi tutto quello che c'era da sbagliare, ci siamo incazzati perché comunque venivamo da buone prestazioni e questo di oggi sicuramente è un piccolo passo indietro, però dobbiamo pensare a vincere le prossime due partite e stare in silenzio. Alessandro, tu hai tanta esperienza, ti chiedo, secondo te se è un campanello d'allarme, parlavamo con Zeman e con Sebastiani, se anche dall'inizio quando c'era Colombo, squadre che permettono al Pescara di giocare, Pescara va benissimo, squadre che invece si chiudono e ripartono, non c'è spazio per esprimere la qualità del vostro solito gioco, leggi Messina, leggi anche altre squadre con Colombo, il Pescara soffre. Sì, hai detto benissimo, quest'anno è andata così, tutte le squadre che abbiamo trovato che si chiudevano abbiamo sempre fatto fatica, però credo che in casa sarà molto diverso già dalla prossima partita, comunque siamo fiduciosi e dobbiamo pensare solo a vincere queste ultime due partite e arrivare in forma per i playoff. Chiaro che non devi giudicare tu quello che hanno fatto i tuoi compagni, però tu eri sulla diagonale, hai visto un po' su quella prima palla dopo due minuti che ha sbloccato la partita, esco non esco Sommariva, la prendo io non la prendo io Cancellotti, che cosa ci puoi dire? Ma io credo che ha sbagliato tutta la squadra e questi sono errori che purtroppo possono capitare, ma devono capitare il meno possibile, perché quest'anno ci sono state parecchie occasioni dove abbiamo sempre sbagliato qualcosina e dobbiamo limare questi piccoli errori e su questo sicuramente ci penserà il mister, però siamo fiduciosi e vogliamo vincere queste ultime due partite e andare ai playoff più in forma che mai.